esserci spirituali, caro Francesco. Ma gloria a Dio, il Signore ti sta dicendo, ci sta dicendo che vuole liberarci da questi nemici. Amen. Vuole liberarci da ogni nemico spirituale, da ogni tenebra che vuole, diciamo, che vuole impossessarsi di noi, della nostra mente. E posso anche dire del cuore, dobbiamo fare attenzione, perché se non abbiamo un cuore lavato dal sangue di Gesù, se non abbiamo un cuore purificato dal sangue di Gesù, purtroppo il diavolo può entrare di nuovo nel nostro cuore. Anche se uno dirà, vabbè, ma io ho fede, il mio cuore appartiene a Gesù, ma non è così, perché se noi non viviamo in santità, amen, purtroppo Dio, scusami fratello, purtroppo il diavolo può prendere possesso anche del nostro cuore. Vegliate e pregate, allora, dice il Signore. Dio vuole liberarci, vuole schiacciare i nostri cuori. Amen, alleluia. In questo verso, arrabakai, nel verso 12 che dice, Salmo 60 verso 12, con Dio noi faremo prodigi, Egli schiaccerà i nostri nemici. Quali sono i tuoi nemici, tu che ascolti? Quali sono i tuoi nemici? Amen. Le concupiscenze, le tentazioni, il lavoro, le difficoltà, le malattie. Quali sono i tuoi nemici spirituali? Ma sappi una cosa, che Dio ci libera, amen, da ogni nemico. Alleluia. Dio ci libera. Vegliate e pregate, dice, amen, il Signore, nel nome di Gesù, per non cadere in tentazione. Nel nome di Gesù, vegliate e pregate. Verso 11, fratello, tu che ascolti al cellulare, che dice, dacci aiuto per superare difficoltà. Dio ci dà anche l'aiuto per superare difficoltà, fratello Francesco. Ecco perché la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. Noi dobbiamo avere fede che Dio schiacci ogni nostro nemico dalla nostra mente. E come, amen, ti ho detto prima, anche dal nostro cuore, perché se il nostro cuore non è purificato dal sangue di Gesù, il diavolo può prendere possesso del nostro cuore. Ma noi lo sgridiamo con l'autorità dello Spirito Santo che vive in noi, lo sfidiamo, scacciamo via, alleluia, è un nemico spirituale nel nome di Gesù Cristo. Nome di Gesù. Via dai nostri, via, gloria a Dio, via dalla mente di Francesco, dalla mia mente, da ogni mente, amen, che vuole servire il Signore, amen, con un cuore umile, con un cuore sincero e con un cuore pentito. Con delle reti, perché in questi ultimi tempi il diavolo sta attaccando molto la Chiesa di Cristo. In questi ultimi tempi il diavolo sta attaccando molti credenti, fratelli. Ecco perché Gesù disse, pregate per non cadere in tentazione, perché la carne è debole, ma lo spirito è pronto. Gloria al Signore, lo spirito è pronto. Alleluia. È questo che voglio dirti, che vuole dirti, il tuo spirito com'è, pronto? Amen. O non è pronto? Il tuo spirito com'è? È infuocato? È acceso? Che arde di Cristo con il fuoco, con lo zelo? O uno spirito ormai che si accontenta delle briciole? Uno spirito che dice, va bene, non fa niente che guardo quella donna, oppure non fa niente che vado in chiesa solo in settimana, oppure non fa niente che tanto posso bere birra, vino. Ma che spirito è quello? Quello è uno spirito pronto. Lo spirito pronto è quando si prega, è quando si veglia, è quando si cerca la faccia del Signore. Lì c'è lo spirito che è pronto, lì c'è la libertà, perché dov'è lo spirito di Cristo? Alleluia, lì c'è libertà. Gloria a Dio. Quindi non preoccupiamoci, spezza i legami nel nome di Gesù. Ascolti, non preoccuparti, perché spezza il Signore le ti libera da ogni malvagità. Come disse Paolo, il Signore, disse Paolo in una sua epistola, disse, il Signore mi libererà da ogni azione malvagia, amen, amen, e mi renderà stabile, mi, alleluia, renderà fermo. Grazie. Gloria all'Eterno. Grazie, e questo è il Gesù. Signore che vuole renderci fermi, stabili sulla roccia che è Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Ricarabassurai. Ramachinda basciotorobos.